In questo episodio, Clemente conta i motociclisti, cadiamo da una moto, facciamo sterrato con una Vespa, restiamo a secco di carburante, scaliamo l'Everest, vediamo Sony Tizi vegetare in mezzo alla carreggiata, giochiamo con Oliver, intervenuto speciale, importuniamo una signora a Corleone, Clemente decanta una sua opera, ci aggiustiamo il reggiseno, si scattano foto da turisti, facciamo pubblicità occulta, rinchiudiamo Davide in una cella, ci incastriamo tra le rocce di un santuario. Giorgio, la prima volta non mi hai sentito sicuramente. Motori. Oggi un intro ancora diversa, direttamente in corsa con i ragazzi qui di fronte a me. Dall'ultima volta abbiamo un aumento dei partecipanti che hanno aderito al nostro invito ad unirsi con i loro mezzi. Non sono tutte Vespe, ma è tornato con noi il Kawasaki 750 verde qui davanti a noi e si sono uniti tre scooteroni che si sono divertiti finora con noi e suppongo, anzi sono quasi sicuro, che torneranno con noi ad unirsi per fare altri giri. La destinazione di oggi è davvero molto molto lontana perché dobbiamo arrivare fino a Corleone e stiamo partendo da Caltanissetta perché abbiamo aspettato Giorgio, il nostro amico Giorgio, che è lì davanti, Vespa Rossa, e adesso man mano vedremo come si evolve la giornata. Noi siamo sempre un po' così all'avventura e cerchiamo di farvi divertire. Stamattina siamo partiti prestissimo da Enna per poter fare questi chilometri con tranquillità e arrivare alla meta prima che faccia buio, perché sono davvero tantissimi chilometri, non tanto per le moto ma soprattutto per noi vespisti. Colgo l'occasione per ringraziare tutti, sia chi ha già scelto di seguirci oltre che chi ha scelto di unirsi a noi con i propri mezzi, anche se non proprio tutti storici, però il Vintage Tour, diciamo, è aperto a tutti ed accoglie tutti gli appassionati in generale. L'altro scooterone, sono entrambi Beverly, ma quello che più di tutti attira la nostra attenzione soprattutto durante le accelerazioni è questo Kawasaki davanti a me.
come sempre a quest'ora del mattino, molto molto presto, sono ancora le 7:30 del mattino, le luci ci regalano davvero un paesaggio molto molto acceso, sia nei colori che nei suoni, con il silenzio. Prima del nostro passaggio chiaramente abbiamo tutti i suoni della natura per noi. Cinquantini qui davanti a noi, indemoniati, serie di tornanti, molto molto veloci per loro. Purtroppo oggi non sono riusciti a raggiungerci i nostri amici di piazza, che avete visto sicuramente lo scorso video. Questo è quello che vedete sullo sfondo, è San Cataldo. Oh, Deltone HF, qui a San Cataldo come ogni paesino spesso capita di vedere delle gemme sparse per le vie centrali.
Davide Clemente, sempre in testa al gruppo, sempre con noi in questi giri. Ed ecco via via sfilare tutti gli altri. La fanno da padroni. Passato la bianchina, questa è la parte più bella del turismo, le curve. Le curve che ci dondolano durante tutto il percorso, ci cullano. Fanno riscoprire quel piacere di guida tipico di Vespa.
Questi sono i paesaggi che si aprono agli occhi di chi con il Vintage Tour affronta questi tragitti. I colori sono accesi, come potete vedere, piena estate, temperature già alte, i campi e le vallate sono color oro. Da queste altitudini si aprono ai nostri occhi vallate sconfinate fino alle prossime montagne, passando attraverso ulivi, mandorli, percorrendo questi tornanti che si snodano attraverso il territorio. Questo lo potete ammirare solo a velocità ridotte, quindi questo penso sia il motivo per cui chi ha la moto si unisce a noi per poter godere del paesaggio. In genere chi ha le moto tende a velocizzare il tutto, invece con noi sei costretto a velocità che ti consentono di ammirare i paesaggi e le loro particolarità. Già da lontano stiamo per attraversare un ponte in stile ferroviario, praticamente ponte in metallo. Mamma mia che colori, mamma mia che paesaggi. Ma cosa fate seduti sul divano? Venite anche voi con noi e godetevi di persona. Thank you.
guardate che incastellamenti, davvero particolari, su rocce, su costoni. Come, scusa Davide? Abbiamo fatto quattro belle acchianatone. In italiano, grazie. Quattro belle salite, quattro belle curvette. Giorgio, spiegaglielo tu che i nostri telespettatori sono italiani. Non capisce niente. Come fate? Tutte notte ci vengono. Addirittura.
spettacolare. Che bello che sono liberi. Oh, di verde. Come si chiama? Oh, di verde. Non si può accarezzare, eh? Provaci. Oh, è tutto un po' di verde. Non vuole essere toccato. Però è bello, eh? Io e i signori Oliver. È video. Sì, sì. Vabbè. Una foto, ma ne lascio un pezzo, vero? Sì. Santo Stefano di Quisquina. Siamo alla ricerca di un benzinaio, perché qualcuno di noi ha bisogno di benzina. Eccoci arrivati a Corleone, meta del nostro vintage tour di oggi.
abbiamo dovuto cambiare strada, il centro è occupato dalla fiera. Adesso cerchiamo un posto dove mangiare, mettere qualcosa sotto i denti. Anche io sono presente, eccomi. Dico. Anche io sono presente. E allora, abbiamo trovato un po' di difficoltà, ma qui un signore si è gentilmente offerto di accompagnarci a mangiare qualcosa. E quindi lo stiamo seguendo, ma quello che mangeremo è una sorpresa. Eccoci arrivati, ci hanno condotti all'antico forno San Leonardo ai cappuccini, panificio, biscottificio, pasticceria, panino, pizzeria, bar, l'importante è che si mangi qualcosa. Già avete pagato, ragazzi, no? Grazie. Ti mando a mangiare, sanno? Io l'arancio, l'arancina, l'arancina mi prendo perché la pizza. Ma quando è una come la chiamate? Arancino? Arancino. Arancino con la O, vero? No, ma non solo a Catania. Pure da noi, da quando è arancino? Anche un arancino. Tu che ti prendi, Giorgio? Ma io pure un'arancina. Arancino. Non c'è pure una, grazie. Dico bene? Allora, siamo all'antico forno San Leonardo, adesso andiamo ad assaggiare l'arancino o arancina e qui possiamo aprire un capitolo di Corleone, quindi per il momento la chiamiamo arancina. Hai capito? Sento dei... Ragazzi, cosa avete nel menù allora? Pizza alla pala con pizza salame piccante, prosciutto, formaggio. Ma pizza alla pala o una pala di pizza? Non lo so, questo lo devi decidere tu. Scrocchiarella. Vedi Davide, si chiama scrocchiarella. Ci vuole bene, ma c'è un cappello.
Clemente si è fatto incuriosire, ha preso anche lui l'arancina. È buonissimo. Non credevo che era così buono. Quindi sale il San Francesco al centro, fate il senso rotatorio e scendete la parallela a questa fino in fondo. Fino in fondo trovate una pompa di benzina, un MP, che va per Palermo. E dovete voi salire. Salite, passate il primo bivio, il secondo bivio e trovate l'angolo dell'auto. Dove siamo fermati? L'angolo dell'auto via Crispi. Via Crispi, vi mettete nella via Crispi sempre dritto e lì arrivate nella via Silvio. Signora, siccome in mano loro rischiamo di perderci, vuole venire con noi, ci fa compagnia. Ma l'ha vista in faccia, come fa? Se no, qua l'unico modo di trovare la strada che ha detto lei è riguardare questo pezzettino che ho registrato. Se no deve venire con noi. Ragazzi, e di campane friscano, e di pistuna sbattoliano, e di marmette scopettiano. E i cannile che buggiano. Che buggiano tutte cose. E un volo, aia. Ora la gente guarda YouTube e cosa dice? Buonissimo. Lasciamo Corleone e ci dirigiamo verso un posto molto molto particolare. Rimanete sintonizzati, non vi deluderemo. Thank you.
approfittiamo per farvi vedere un po' alcune vie di Corleone. L'invito è chiaramente quello di venirlo a visitare anche insieme a noi, se volete. Approfitto per dirvi che le vespe, il tragitto in vespa comunque è una parte del nostro giro, non vi facciamo vedere quello che facciamo durante gli stop proprio per non svelarvi troppo e non togliervi il piacere di venirlo a fare da soli, in prima persona. Benvenuti al parco fluviale delle Due Rocche. Le nostre vespe riscuotono sempre successo. Vespisti! Mario, ascoltami, fammi un favore. Siccome ho paura che cade, se alzi una mano, la tieni tu la roccia. Bravo, fermo, non ti muovere, resta lì, che il tempo che andiamo via poi lasci, eh. Aspetta, stai lì. Via, 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 via. Forza!
forza, forza, io lo tengo, io, dai, 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 passate, passate, amici. Corri, corri, oh, avanti, forza che sto stancando, dai, 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 oh. Ah beh, se tu resti lì io passo. Basta che la tieni però, eh. Non fare scherzi che poi quando passo lo lasci andare. Dopo questa scalata vi invitiamo tutti al Pasti Express di Alessandro. Ciao, veniteci a trovare, noi vi aspettiamo alle due rocche di Corleone. E cosa ci offrite? Tutta la porchetta buona che fa mio figlio, la cipolla agrodolce e poi tutto quello che volete. Panelle, crocchette, tutto fatto in casa. E ascoltatela, la signora si vede che se ne intende. Arrivederci, grazie. Allora, adesso ditemela voi la prossima tappa. Dove stiamo andando? Adesso andiamo a Monte Cammarata e Santo Stefano di Spina. Ma questo Santo Stefano me lo fa un miracolo per me? Ma se glielo chiedi sì. Allora aspetta, andiamoci che facciamo la prova. D'accordo, ok, ciao. Riserva naturale orientata a Monte Cammarata. Guardate qui che vi faccio anche la foto. Andiamo, va, camminiamo, va. Eremo di Santa Rosalia Quisquina. Scoiattoli. Ed ecco l'eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, santuario e santa grotta e anche l'ingresso al museo dell'ex convento. Struttura totalmente immersa in questo parco. Per favore, liberatemi, dai, datemi aiuto. Date ciao. Sacra grotta, entrate 4 persone per volta. Angelo, entra là dentro. 4 persone per volta, quante eravate? Non lo so, infatti ci trasiamo più con bamba.
ultima sono andato solo in San Bocciolo, quindi... Sto uscendo. Angelo, siamo arrivati? Sì, siamo arrivati. Ok, ma ti vedo qua, però, Angelo. Non c'è spazio. Non vedi posso. Che c'è Santa Rosalia? Sì, sì, la vedo, ragazzi. Bellissimo. Bellissimo. Certo, per entrare qui ci vuole un po' di fatica, però sì. Ne vale la pena, venitelo a vedere. Sì, sì. Grazie, Giuseppe. Prego. Bellissimo posto. Sì, se no, perché... poca aspettativa.